No, vorrei che da Moma, da qui, potessimo ribattezzare la rinascita di Marco Della Monte. È stata un'emozione, ma soprattutto l'ingresso, l'accoglienza che mi ha riservato la gente che è venuta questa sera a vedermi, che sembrava più un applauso fine spettacolo che un applauso di inizio spettacolo. All'inizio un po' mi ha commosso, ho trattenuto, poi c'è stato un momento che non ho trattenuto la commozione, però. Quando sali su questo palco è come entrare in uno Stargate, perché noi siamo cresciuti qua. E qui un po' tutto il mondo va via e rimani. E mi ha fatto piacere riscoprire di avere ancora questa possibilità di tornare a raccontare le cose come le racconto io. Serve sì, servirà e non sarò l'unico e ci saranno altre storie che purtroppo arriveranno, perché i veri papà separati sono quelli silenti. Quelli che non possono dar voce ai loro problemi. È una legislatura sbagliata. Io capisco che la donna andava protetta prima perché c'erano tante difficoltà per una donna ad affrontare una vita singola, ma oggi la donna spesso è anche quella che forse guadagna più del marito. E quindi un giudice dovrebbe anche valutare che la famiglia, che è un fondamento che loro dicono, è formato da un papà e da una mamma, quindi non può un figlio vedere mamma che vive in un modo e il papà che poi pian piano si riduce a emarginato. Ecco, non è educativo e non è nient'altro e non è etico, secondo me, non è etico. Quindi per i papà onesti, perché ci sono anche papà che sono balordi. Ecco, per tutti quei papà onesti che non possono parlare, la battaglia è appena iniziata, la voce è appena partita perché sono stati silenti per tanti anni. Sui social si è discusso anche della tua storia, rispetto a 30 anni, 40 anni fa, adesso siete esposti anche voi attori, anche voi personaggi dello spettacolo. C'è chi si permette di giudicarti? Chi ha scritto e ma come ha fatto a sperperare i suoi soldi? Come hai vissuto queste polemiche e cosa ti senti di dire? Io sono ben felice che ci siano perché se c'erano tutti d'accordo non andava bene. È giusto che la gente possa anche pensare, perché l'illusorio delle persone è quello, no? Allora, io ho raccontato una storia vera, se poi gli altri vogliono pensare quello che vogliono, ben venga. Cioè, io posso portare la testimonianza la Guardia di Finanza, può bastare, Equitalia può bastare, i direttori delle banche possono bastare. La mia vita sperperata, sì, sperperata per compiacere qualcun altro, non per certo per me.